periodo dove molto spesso manca qualcosa in casa, bisogna arrangiarsi. Ed è quello che andrò a fare oggi, dato che mi mancano sia le uova che l'olio di semi. Quindi andrò a preparare dei muffin con un vasetto di yogurt, cioè 125 grammi. Io sto utilizzando questo della Granarolo che non mi è piaciuto, sarebbe questo. Ed è ai frutti rossi, frutti di bosco. Puoi scegliere comunque lo yogurt che più ti piace. Questo è già leggermente, anzi abbastanza zuccherato, quindi andrò ad aggiungere poco zucchero, nello specifico 45 grammi. Se invece tu andrai ad usare uno yogurt privo di zuccheri, aumenta le dosi di quest'ultimo. 30 grammi di burro che andremo a fondere, mezza bustina di lievito per dolci, 80 ml di latte, 100 g di farina, puoi sostituirla tranquillamente con la farina di riso se sei intollerante, e 50 g di fecola di patate che servirà a rendere i muffin ancora più soffici. Per la decorazione ora andrò a vedere se aggiungere delle gocce di cioccolato, poi è in base ovviamente anche allo yogurt che tu vai ad utilizzare, oppure sulla superficie delle codette colorate, che secondo me ci stanno meglio con i frutti rossi. Comunque vedremo in fase di preparazione. Vediamo subito come si presenta uno all'interno, lo taglio con il coltello per essere più precisa, ma è veramente morbidissimo, nonostante abbia pochissimi ingredienti. Visto come si presenta e guarda la sofficità, veramente spugna. Poi se non vuoi mettere il burro puoi sostituirlo tranquillamente con l'olio. Ti lascerò la quantità esatta qui di lato. Ma che carini che sono! E anche velocissimi da preparare. Ovviamente ripeto che puoi personalizzarli come vuoi, con il cioccolato, con il cocco, anche col cocco rapé sulla superficie, come più ti piace. Dai libero sfogo quindi alla fantasia, che è la protagonista di tutte le ricette. Togliamo la carta perché non mi sembra il caso di andarla a mangiare. Guarda che nuvola. Ti ricordo senza uova, eh? E sono anche molto allegri con queste codette colorate. Veramente buoni. Sanno dello yogurt che giustamente ho messo, quindi ai frutti di bosco. Sono molto delicati, ma allo stesso tempo buonissimi. Se la ricetta ti è piaciuta, mi raccomando, iscriviti. Regalami un like e condividilo sui tuoi social.